Dov'è il signor Ken? Che cosa gli hai fatto? Come ti sei permesso? Perché prendo tutti io i clienti malati? Ciao ragazzi di Gabby e benvenuti al supermercato. Gradite un po' di crema d'arachidi? Sì, ho dei problemi con la crema d'arachidi. Dovete sapere che io ho una fobia dei supermercati. Non li sopporto. Ogni volta che ci entro ho come un attacco d'ansia. Non so il perché. Ce l'ho sempre avuta questa cosa. Non riesco a stare troppo tempo dentro un supermercato. E non so quale sia il motivo logico. Probabilmente sono stato traumatizzato per qualche strana ragione che non mi ricordo. Bene! Oggi andremo a passare la nostra serata in un supermercato giapponese. Non sappiamo come va a finire in Giappone. Le cose strane, vero? È tempo. Devi prepararti per il lavoro. Io volevo mangiarmi il mio latte e cereali. Hai dormito bene? Ma questo topo mi ha appena parlato. Ah, io sto parlando a me stesso, credo. Allora, intanto mi devo cambiare gli abiti, devo mettermi il vestito da lavoratrice. Credo che sono una donna in questo gioco. Ok, abbiamo fatto tutto quello che dovevo fare. Credo che adesso possiamo andare a vedere cosa c'è nella mia cantina. Posso andare? C'è una macchina? Ok, devo proprio andare a piedi al lavoro. Carina questa cosa. Allora dai, corsetta mattutina, proprio alle 6 di mattina. Belli pimpanti. Andiamo a vedere dove lavoro io. Quindi, abitiamo proprio in Giappone. L'importante è capire. Eccolo là il negozio. L'ho trovato. C'è un tizio là. È un barbone, chi è sto qua? Ehi! Io so quello che è successo qui. Sono stato chiamato per avvertirvi tutti. Dal nome che non posso dirti. Tu sai chi? Il giorno del giudizio arriverà. Portami del cibo. Oh, riceverai la punizione eterna. Ah, per quello. Beh, se volevi del cibo potevi inventarti una storia meno strana. Ma tu guarda, il Giappone di oggi non è più come quello di una volta. Buongiorno, sì, sono io, Katia, la tua commessa. Oh, santo cielo, ce l'hai fatta. Ah, sì, volevo dirti che nel ponte che hai appena superato prima una persona è caduta. Ok, lo spirito ci perseguiterà. E c'era anche una vecchia signora che ha visto un uomo camminare con le gambe al contrario. Ma perché mi spara flash storia horror in faccia? Sadico masochista? Roba spaventosa, eh beh. Se solo fosse una storia vera. Mi dispiace. Anche a me averti come collega. Aspetta, prima di entrare controllo che sia tutto a posto. Abbiamo il sake, il ramen. No, posso andare anche in bagno. Grazie per tenere sempre il bagno pulito. Non capisco cosa c'entrano i panda in un cesso. Oh! Mi ero dimenticato che eravamo in Giappone e i cessi parlano. Ciao, ciao. Niente, stavo controllando se era tutto a posto ed è molto carino, insomma, stare in un... Dai, insomma, andiamo a lavorare, non mettiamoci nelle cose spaventose. Però dicevo, il Giappone è bello perché, guardate, dove le vedete le caramelle con scritto... Islama shlabla. Allora, vediamo che devo fare oggi. Alcuni cibi che non sono stati comprati sono andati a male. Mi sa che devo sistemarli. Ok, li devo togliere, va bene. Possiamo anche usare la televisione, le telecamere, per vedere se è tutto a posto. Ecco, noi possiamo... Oh, questo è il punto di prima. Mi chiedo cosa ci sia là dietro. Speriamo niente di troppo assassino e killer. E se n'è andato via il mio amico. No, te ne vai. Che brutto. Quando mi lasciano solo... Sì. Arrivando una macchina. Arigato. Con quale movimento? Con quale nonchalance? Credo che stia andando a comprare qualcosa. Quindi aspettate, devo sistemare un po' le cose. Alcune cose sono scadute. Prendiamole. Ok, le ho prese. Sì, scusi, sto facendo un attimino del lavoro. Butto via. Devo buttarli nella pattumiera, 100%. Qua c'è la pattumiera. Yes! Ok. Prima di tornare al lavoro voglio un attimo vedere cosa c'è qui. Non andarci per nessun motivo, vero? E io ascolto un consiglio. Io non voglio andare. Io non so nemmeno perché sono qui a dire il vero. Ma me ne devo fare una ragione. Io lavoro qua, questa è la mia vita ormai. Ed è bello così. Ho sempre sognato di lavorare in un negozio in Giappone. Oh! Vediamo un po'. Blip! Mi faccio fare il blip! Blip! Ok. Mi pareva un po' un tipo strano, ma... Tutto sommato, ci stava, tutto a posto.
Niente? Tutto a posto? Bene. Qua è scaduto? Ok, c'è dell'altro cibo scaduto. Fammi prendere. Un attimino solo. Chi è stato? Qualcuno ha rubato qualcosa? Ma si è aperto da solo. Si è aperto da solo. Se vuoi possiamo dare del cibo al barbone. Ehi barbone, ho del cibo. Gli do il cibo andato a male. No dai. Che schifo è. Dimmi che posso dargli del cibo migliore. Vabbè che mi hai insultato, però non sono quel tipo di persona. Non voglio che stia male. Oh. Ehi Joe. Ma un piacere, un attimo che mi metto qua, che entro. Non è un orario un po' strano per portare roba di Amazon, signore? A dire il vero stiamo utilizzando questo sistema esclusivamente per i negozi che tengono aperto fino a tardi. E questo pacchetto sembra proprio fatto per questo negozio. Oh, e il nome è per te. Per me? Vabbè dai, sono curioso, prendiamolo. C'ho paura di questa cosa. Quindi potevamo anche decidere di non prenderlo e chissà cosa sarebbe successo. Portalo a casa. Ho paura. Prendiamolo. Che ho fatto? È una cassetta. Si è accesa da solo. Oh, la metto nel microonde. E quella la fine che deve fare. La metto qui, l'ho messa. Vediamo. Guarda che so il karate, cioè so il judo dato che siamo in Giappone. Chi mi ha mandato sta cassetta? Perché? Ma il posto vicino al negozio! È quella zona dove non si poteva andare! Solo questo? Perché? 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 A dire il vero avrei preferito non vedere quella videocassetta! Prima notte! Io faccio una corsetta ragazzi, vado al negozio il più velocemente possibile. Non c'è più l'uomo! Non c'è più il tizio pazzo! Non gli ho dato da mangiare, mi dispiace! Ma non potevo dargli cibo scaduto! E avevo solo quell'opzione. Ehi, sì, sono di nuovo io. Ho sentito che hai detto che le porte si aprono da sole a volte. Beh, ho chiamato una persona a controllare e ho visto che semplicemente c'erano dei contatti che non andavano bene. Oh, pensavi che fosse un poltergeist? Ma li vedo in televisione tutto il tempo. Ma sono tutte cose scriptate. I fantasmi non sono reali, dai, dai, dai. Io li ho visti, ok? Chi me lo dice che tu sei reale? Eh? Chi me lo dice che tu sei reale? Non è possibile che esista un essere così brutto nell'universo. Adesso andiamo a vedere un po' che devo fare qua. Ho trovato dei ratti ieri. Sono sul retro del negozio. E sono riusciti a distruggere un bidone della spazzatura. La prima persona che legge questa lettera deve eliminare i ratti. Il prima Bene, grazie, grazie manager. Mannaggia a me che l'ho letta allora. Veleno per topi. Let's go. Eccoli qua. Scusi. Scusatemi. Un ratto eliminato. Secondo ratto eliminato. Cioè proprio spariscono. Sta arrivando una macchina. Ehi. Ah no, è il mio amico che se ne va. È il mio amico che se ne va dal turno lavoro. 3 ratti su 6. E poi c'è questo posto. Mi mette molta inquietudine questo posto. Ah, ti ho trovato, bestiaggia. Oh, è arrivato uno. Scusi, ho del veleno per topi in mano. Ma c'è una signora. Come va? Faccia come se fosse a casa sua, sì. Un attimo che abbiamo dei topi qui, signora. Stia attenta, abbiamo dei topi. E voglio le riviste di Austin lì. Alla sua età, signora. Guarda che mi sembra che sia un po' troppo giovine per lei, signora Austin. Vuole andare in bagno? Aiuto, di solito quando quella entra in bagno molla di quelle bombe atomiche. Teniamola d'occhio. Ridamiamoci il naso. Tanto devo far fuori topo. Lo sapevo. Dai, caccia al topo. Eccolo qua, che credeva. Credevano di scappare, ma no, no. Meglio non disturbarla, vero? Che poi mi dice. Oh. E lei chi è? Oh, mi spaventa sto tizio, sta entrando in modo troppo sicuro. Adesso per favore servimi 5 lattine di birra e un po' di sigarette. Sbrigati! Oh. Ma noi siamo in Giappone, c'è sempre il sorriso. Ma dentro pensiamo: porco schifoso maledetto. Ok, ho trovato le sigarette. Prendili, quanti pacchi? Uno? Oh, ok, l'ho presa. Ne ho prese 6, credo. È stato un piacere.
Bene, ora fai lo scan. Ok, grazie. Scan, sbing, sbarabang. Grazie. È stato un piacere. Ah, la signora è uscita ora. Ha bisogno di una mano? Questa va lenta come il peccato. Dov'è il signor Ken? Dov'è il signor Ken? Pensavo di aver sentito la sua voce. No, erano solo le sue scuregge. Questa era la casa di mia figlia. Che cosa gli hai fatto? Come ti sei permesso? Perché prendo tutti io i clienti malati? Come ti sei permessa? Wow! Le chiedo comunque scusa. Oh, ci sono interferenze alla radio. Si è aperta da sola! Controlliamo. Oh! L'avete visto anche voi? Ve l'ho detto che odio stare nei negozi da solo. Ah, ma è lei! Buon salve! È il tizio delle consegne. Giorgetto, il fattoretto. Ah, che bello vederti. Oh, lo sai, che bello ordinare tutto online. Ad ogni modo, c'è un pacchetto che dobbiamo ritirare. Nessuno me ne ha parlato. Glielo prendo subito. Non l'avevo visto prima. Ma ecco per lei, non so che... Ci sono tutti i ratti che ho fatto fuori qui dentro. Prenditelo. A parte che era l'unica compagnia che avrei avuto adesso. Perché nel mio negozio ci sono i cavolo di fantasmi. Io meglio che vada a casa. Io devo andare a casa. Fammi controllare un attimo. Fammi controllare un attimo nel cesso se... Voglio un attimo controllare nel bagno se quella donna non mi ha buttato una bomba atomica. Fammi controllare. Ah, ok, l'ha fatta pulita. Meno male che abbiamo i cessi autopolenti. Oh! Ok, abbiamo fatto tutto. Seconda notte. Ho sentito la porta. Ho sentito la mia porta. Oh! Prendo l'ombrello, sì, per tirarglielo in testa. Sì? Ehi! Ehi! Apriamo. Un altro pacco. Questo non è normale. Questo non va bene. Perché continuano ad arrivarmi strani pacchi? Perché? Perché queste cassette? Forse adesso c'è la seconda parte. Il continuo del film. Cos'è? C'è una scritta. Sembra una metropolitana. Ma non capisco! Mi si è rotta pure la TV. Neanche lei vuole vedere queste cose. Ragazzi, oggi è una bellissima giornata. Non vedo una fava, non vedo. In un modo o nell'altro ce l'ho fatta. Sono arrivato. Vivo. Per adesso. Oh! Mamma mia, che giornata. Ehi, voi state chiuse. Oggi c'è una musica molto chill. Oggi non è andato neanche a lavoro quello scansafatiche del mio collega. Ma che cavolo? Oh! Sei un pazzo! Ti odio! Te l'ho fatta, eh? Ok, ok, va bene, la smetto. Io t'ammazzo. Non lo farò mai più. Ma ti conviene. Maledetto sgorbio della natura. Ci sono alcuni prodotti che mancano, quindi devo riempire gli scaffali. Quindi per domani devono essere pieni. Il tuo manager, ok. Vai via, vai via. Vai via, non ti voglio vedere. Fammi un attimo controllare le camere. Giusto 2 secondi, se è tutto a posto. Fammi controllare sul Oh! Non è tutto a posto. Qualcuno ha aperto lì. Qualcuno ha aperto lì. Credo che devo andare in magazzino, vero? Dal magazzino prendo alcune cose e le metto sugli scaffali. Ok, ok. Qui, perfetto. Ce l'ho, ce l'ho. Oh! Oh! Basta con gli scherzi, Carlo! Ha chiuso la porta! No. Ne sta entrando uno. Mi hanno chiuso dentro! Non è simpatica questa cosa. Oh, qualcuno mi ha aperto. Mi hanno riaperto.
No, ragazzi. Porca vacca, io non ci esco con quel tempo. Io non ci esco. Qualcuno mi sta facendo degli scherzetti. Dai, è un prank, sicuro. È una di quelle TV che ti fanno gli scherzetti. Che ti fanno gli scherzetti, esatto. Finiamo il cavolo. Ehi! E lei chi è? Un medico? Che succede, signor medico? Sono Amada. C'è qualcosa che non va col condizionatore d'aria? Il tuo capo sembrava disperato per tenere il cibo fresco. Non mi piace lavorare tardi, ma mi paga bene. Non preoccuparti per me. Vado un attimo fuori a controllare e me ne va. Ok. Stai attento lì fuori. Allora, mettiamo l'ultimo pacchetto di roba sugli scaffali e poi vado fuori a controllare, ok? Perfetto! Allora, dai ragazzi, controlliamo un secondo. Controlliamo solo un secondo. Chi ha aperto qui? Chi ha aperto qui? Cos'è sto posto? Cos'è sta roba? È chiusa? È una casetta? Ma è forse la casetta della nonna? Ok. Oh! Brutto scemo, mi hai spaventato! Mamma mia ragazzi, un colpo dopo l'altro sto gioco. Ehi! È una persona? Mi sembra una persona. Mi sembra una persona normale, ok, un attimo. Salve signora. Signora Shingling Shlinglabling. Ehi, ma se continui a mangiare così ti viene il triplomento, eh? Non giudico. Prendiamo il cicchi di ciocchete e il cicchi di ciocchete. Ehi, sei da sola che lavori qui? Non posso crederci. Ma che razza di manager mette una ragazzina come te a lavorare tutta da sola di notte? Ah, non hai altra scelta, vero? Va bene, sai una cosa, ti darò il mio amuleto di protezione. Ora stai attenta. Mi ha regalato un amuleto di... Credo che con le cose che ho visto ultimamente mi possa tornare utile. Sì che lo prendo. No! No! Non pure tu! Io mi fidavo di te, mio giovane amico. No, no, ma... Non è possibile. Lo sapevo che mi chiudavate dentro. Maledetti! Oh! Oh! Basta! Va! No, 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 no! Chi lo sente il capo? C'è qualcuno che fa il burlone. C'è qualcuno? Surprise, motherfucker! Oh! L'amuleto! Glielo tiro in testa l'amuleto. Glielo tiro... Cos'è sta roba? Sono dei talismani. Che cacchio sono? Li metto. Sono talismani antifantasma. Li metto dappertutto questi. Adesso li metto nella casa. Esorcizziamo la porta. Esorcizziamola di brutto. Vai. Padre retro, brutto demone. Tu te ne vai a quel paese. E la sapete una cosa? Per sicurezza prendo anche la chiave inglese. Non si sa mai. C'è una chiave lì. No. Oh! Ehi. No, il mio manager. Manager. Si è chiusa. Perché? 4. Che significa 4? Ci sono tutti i topi morti. Le cassette. E sono da sola chiusa con il manager. C'è un'ultima. Oh! Oh! Madre retro! Ho esorcizzato la porta. Ho esorcizzato la porta. Non puoi farmi questo. Non puoi farmi questo. È stato un incubo. È stato un incubo. No, c'è una cassetta. Oh no. Oh no. Perché? 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 È la casa. È la casa. Ah? Perché la casa? Oh cavolo. Così non va, ragazzi. Così non va. Forse devo andare. Devo andare a fondo di questa storia. Incubo o non incubo, devo vedere perché quella casa. Siamo tornati al negozio. Sembra tutto tranquillo per adesso. Il mio collega stranamente non c'è di nuovo. Vuole farmi uno scherzo, vero? 3, 2, 1 mi fa lo scherzo. No, non me l'ha fatto. Controlliamo le telecamere per sicurezza. Allora, mi sembra... Cioè, però il luogo è aperto. Il luogo è aperto.
Oh, no! Ehi! Non è finito l'incubo! Perché? C'è Suppulente? Questo è il momento di salutarmi, c'è Suppulente. Almeno tu. Non va neanche il cesso pulente alla fine. Ho notato che posso accendere le TV in un ordine, ma non è quello giusto. Proviamo a controllare le telecamere, allora. Vediamo un po' che succede. Ok! Eccola lì! Ok, sta guardando quella TV. Devo premere quella? Quella nella scaffale di... Sì, mi sta dando lei la combinazione. Ok, sta andando per di qua. Questa... E poi questa in basso. Fatto. Forse è giusto ora. Ok. Oh! Sento qualcosa? Bimbo, non piangere! Bimbo, non piangere! Ti sei fatto male? Ti sei fatto la bua? Ah! Era di nuovo Nico. Sono svenuto. Si è aperto. È arrivato qualcuno. Oh. No, ragazzi, io mi caco. No, si sta aprendo da solo. Di nuovo. Una cassetta. Portala a casa. Ok. Quarta notte. Ok. C'ho la cassetta. E ho una scelta. Guardarla. Buttarla nel cestino. O rispedirla al mittente. La rispedisco al mittente. Vediamo che succede se la rispedisco. Perché sono maledette ste cassette. Fino adesso non mi ha portato niente di buono. Sei sicuro? Sì. Ah, vediamo che succede. L'ho rispedita ad un altro. Non voglio più vedere quei fantasmi. Credo sia l'unico modo per spezzare la maledizione. Non mi piaceva la situazione. Ho preso la cassetta e l'ho mandata... L'ho rispedita al mittente, ok? Fortunatamente il suo indirizzo era nella scatola. Quando stavo preparando il tutto per rispedirla mi sentivo molto meglio. È successo troppo in poco tempo. La mia mente non poteva tenerlo. Dovevo riposarmi, ma non potevo dormire. Il negozio mi ha terrorizzata. Inevitabilmente mi sono seduta su una sedia e ho pensato... Ma che cosa ho visto? Tutto quello che ho visto era reale? Sapevo che dovevo sapere la verità. Volevo sapere cosa era successo lì. Quindi ho cercato su internet e ho visto alcuni articoli e forum che parlavano di un edificio che era stato fatto in quel luogo. Sono stati fatti degli omicidi da quella parte, ecco perché. Nel 2009 alcuni hanno detto che un uomo ha fatto un omicidio suicidio in quella zona. Magari con il bambino. Quindi ho voluto investigare di più. Il 14 settembre... L'uomo ha ucciso il suo bambino con un coltello da cucina e sua moglie con un coltello del negozio del supermercato. Hai capito? E poi si è anche impiccato il giorno dopo. Eppure la donna aveva pure un bambino in grembo. Ma che cavolo? Volevo andarmene da quelle scene. Però dovevo continuare. Wow! Oh cavolo! Allora, praticamente questo negozio era maledetto. Un uomo si è suicidato perché il datore di lavoro... L'aveva trattato molto male. Quella famiglia ha avuto un sacco di casini. È per quello che il lavoratore si è suicidato. Perché non ce la faceva più con questo lavoro. Ed è stato il mio manager a trattarlo male. Poi comunque mi è arrivata una chiamata e il mio manager è morto davvero. Non era un sogno. Si è suicidato anche lui. Magari è stato ossessionato anche lui dal fantasma dell'uomo morto. Quindi è stato veramente un casino. Era tutta vera la storia. Io mi sono ovviamente licenziata dal lavoro e non ho avuto più la voglia di andare in quel posto. Alla fine comunque ci sono tornata e ho risentito comunque la donna e il bambino. Quindi sono ancora lì, in quel posto maledetto. Santo cielo, comunque è fatto benissimo sto cavolo di gioco. E quello che sarebbe successo se noi avessimo messo la cassetta, beh, il cavolo di fantasma sarebbe tornato a tormentarci. Santo cielo! No! Praticamente ci sarebbe venuta una paralisi notturna e il cavolo di fantasma sarebbe tornato a tormentarci e ci avrebbe uccisi nel letto mentre dormivamo. Butterò questo gioco nel cestino perché ho troppa paura di riaprirlo, ma se prima avevo paura dei supermercati, adesso non ci entrerò mai più. È stato un piacere farvi questo video. Alla prossima. Ciao ragazzi!